Bobo, il giorno dopo questa devastazione che ha in parte anche distrutto la tua enoteca e creato comunque dei danni veramente notevoli. Come stai prima di tutto? Adesso sto meglio, nervoso perché stiamo aspettando anche l'Enel da stamattina per riattivare la corrente, che siamo senza corrente da ieri. Un guasto quindi a tutto l'impianto Sì, elettrico. tutto l'impianto elettrico, più il gas, anche domani vengono a metterlo, finché non si mettono a posto, che possiamo almeno ricominciare a lavorare, è il nero una cosa perché prima il Covid, poi quello, poi quell'altro, insomma. Infatti, questa è Sembriamo stata. sfortunato, però è atroce tutte queste cose qui. Tu hai perso anche l'auto che era parcheggiata qui. Sì, E purtroppo anche quella. soprattutto, insomma, è andata distrutta una porzione Dell'enoteca. dell'enoteca, come si vede. Che cosa è successo poi? A che ora l'incendio? Eravamo in pieno lavoro, finalmente si era smosso un po' il lavoro dopo tanto tempo di crisi, eravamo contenti che si lavorava, alle 2:15 abbiamo sentito il fumo e ci siamo affacciati fuori e abbiamo visto l'inferno. C'era anche un bombolone del gas C'era un che. bombone pieno del gas e fortuna che ci hanno insegnato una cosa anni fa, che quando si è in questa cosa qui bisogna tirare la pompa dell'acqua e buttarla sul bombolone con molta paura, Sì. sì, perché non si sa mai siamo riusciti a salvare tutto, perché sarebbe saltato sia la casa a fianco sia il locale, c'era 500 litri di gas. Hai già fatto una stima dei Ma io danni? penso che tolto il lavoro perso saranno 41.000 euro di danni. Ma ti Brutto. risolleverai? Ci proviamo, però è un periodo nero, 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 perché prima era la crisi del Covid, poi quello, poi quell'altro, insomma, sono fatto stare chiuso per mesi e sono fatto lavorare mezza giornata, insomma, Ora anche questa cosa, sto insomma. vivendo di tutto proprio. Non, io, è una vita che lavoro, per me è successa una cosa del genere.